E benvenuti in questo nuovo video che è un altro video outfit e face of the day. Prima di farvi vedere il make up, guardate, allora, questo è l'outfit di oggi, è anche questo molto molto semplice, però volevo farvi vedere il maglione che mi è stato regalato per Natale ed è appunto questo maglione qua, è fatto tutto di questo pelosino bianco e nero con questo collo bello largo che fa anche da sciarpa nel momento in cui voi tirate su il giaccone, la chiusura del giaccone. Sotto ci sono questi jeans che sono di Danny Rose e sono a vita alta, come potete vedere. A me piacciono tantissimo i jeans a vita alta e scusate, la cerniera per i jeans a vita alta, e sono fatti in questo modo e come potete vedere sono corti alla caviglia, e visto che sono una lunghezza un po' così ho deciso di tirarli ancora più su e di metterli con questi che sono dei simil anfibi neri tipici. Allora, avete appena visto l'outfit, e anche questo fatto con dei capi molto basici. E passiamo adesso al make-up. Allora, come fondotinta questa volta ho utilizzato il Super Stay 24 ore di Maybelline. Allora, io sto utilizzando questo fondotinta in colorazione non c'è più scritto, ah sì, in colorazione 21 nude. Allora, questo fondotinta per me ha un sottotono rosato che non va bene, è il motivo per cui sto cercando di terminarlo. Infatti non è che manca tantissimo, manca molto poco, però ho deciso di terminarlo. Mi dispiace per la colorazione che ha un sottotono che non va bene per me, perché come stesura e come fondotinta di per sé mi è sempre piaciuto. Non dura 24 ore come è scritto qui sulla confezione, dura di meno ovviamente, però dura quello che basta, e soprattutto non è pesante e la zona T non mi si lucida, e non è transfert, nel senso che non sporca i vestiti bianchi. Io ve lo consiglio. Certo, se riuscissi a trovare una colorazione che abbia un sottotono giallo piuttosto che un sottotono rosa, lo ricomprerei anch'io, però per ora questo qui lo devo terminare perché altrimenti già è vecchio, quindi preferisco terminarlo in maniera tale da poi poterlo ricomprare della colorazione giusta, però va bene questo fondotinta. Come correttore, questa volta ho voluto utilizzare un correttore che in realtà non è un correttore, ma è un correttore fondotinta cipria che vi ho fatto vedere tempo fa qui sul canale, che vi avevo consigliato, che è questo qui di Avon. Questo qui di Avon è appunto il Ideal Flawless 3-in-1 correttore cipria e fondotinta, ed è questo qui, questo fatto così in questa cialda che sotto ha anche la sua spugnetta. Allora, visto che a me si è modificata un po' la pelle, questo fondotinta non mi va più bene, mi appesantisce troppo il viso e mi lucida, quindi è troppo pesante, quindi ho deciso di finirlo, perché ho questa confezione che sta terminando ma ne ho anche un'altra. Ho deciso di utilizzarlo come correttore, perché come correttore è veramente buono, anche perché ho terminato tutti i miei correttori. Prima di ricomprarli vorrei terminare i fondotinta che non mi piacciono usandoli appunto come correttore. Questo è anche un modo per non buttare prodotti e per utilizzarli, trovargli un altro scopo. Comunque, come correttore appunto ho utilizzato questo. Io non ve lo consiglio, magari prima, quando non avevo questa pelle, cioè non è che adesso ho cambiato pelle totalmente, però insomma ho una pelle un po' diversa. Magari quando ero più ragazzina questo andava bene, adesso no, quindi non so se ve lo consiglio come fondotinta. Come correttore sicuramente, ma come fondotinta non so.
Come cipria ho utilizzato sempre la stessa, ovvero questa qui di Kiko, che è quella cotta e la Radiant Fusion in tonalità 03. Come blush, un altro blush di Kiko ed è questo qui, in questa colorazione qui, che è appunto una colorazione sul pesca marrone, è praticamente un trio che io utilizzo tutto insieme proprio per dare un effetto di lucentezza anche visto che c'è l'illuminante. E questo qui è lo Shade Fusion 02 Trio Blush. Come base per gli occhi ho utilizzato lo shadow Insurance di Too Faced. Allora, io ho provato la base di Essence, la base di Urban Decay e questo. La base che meno preferisco è la base di Urban Decay perché secondo me non ha, cioè non c'è. È come se non ci fosse, quindi non so, forse sono io che mi aspetto delle cose diverse, però io mi aspetto che una base uniformi la palpebra, e la base di Urban Decay a me non lo faceva, quindi la base di Urban Decay per me è bocciata, mi dispiace. La base questa di Too Faced mi piace, non uniforma particolarmente la palpebra, però mi piace, anche se la sento un tantino troppo oleosa, e non so se questa è una cosa che mi può piacere o non piacere, però per ora la metto nei prodotti che mi piacciono. Quindi per oggi ho utilizzato questa, che è appunto lo Shadow Insurance che io ho in questa mini taglia da Natale. La base che io invece amo di più è quella di Essence, che però ho terminato. Come mascara ho utilizzato il Mega Volume, questo qui Baby Roll, sì, Miss Baby Roll, che è un mascara che a me è piaciuto tantissimo e che sicuramente ricomprerò, perché sono quei mascara low cost che uno secondo me dovrebbe avere sempre a portata di mano per tutti i giorni, o comunque per portarsi in viaggio se non si vuole portare magari un mascara di quelli un po' più costosi. Questo è un'ottima alternativa, così come lo era quello precedente, che adesso non mi ricordo il nome, il Miss Manga. Ecco, tra il Miss Manga e il Baby Roll non so quale preferire, mi piacciono entrambi, però oggi ho utilizzato questo, è un po' che lo utilizzo e mi piace. Sulle labbra, che non so se ancora ce l'ho tantissimo perché a furia di parlare comunque, sulle labbra ho utilizzato questo rossetto di Urban Decay che mi era stato regalato al compleanno dei 30 anni, quindi 2 anni fa, ed è questo qui, l'ho praticamente finito. È questo nude, è un nude tendente al marrone rosato, non è propriamente marrone ma non è propriamente neanche rosato, è marrone rosato, è un nude che si adatta un po' a qualunque tipologia di make up voi facciate, e come vedete l'ho quasi terminato, sono disperata, ed è in colorazione Sheer Liar. Questo qui, il packaging è molto molto bello, è fatto in questo modo fantastico, mi piace tantissimo, infatti me lo sono quasi finito. Mentre passiamo ai pezzi forti di questo make up, che sono gli ombretti di Nabla. Allora, oggi praticamente per fare questo, che voi vedete essere un trucco molto naturale ma anche abbastanza brillante, ho utilizzato tre ombretti di Nabla. Allora, ho utilizzato sulla piega Narciso, che è questo qua, che a mio parere è il color biscotto in assoluto migliore per la piega dell'occhio perché è un neutro. Ho utilizzato come punto luce questo, che è, aspettate, Millennium, che è questo rosino qui, rosa dorato, ma maggiormente tende a un rosa beige, non so quanto voi lo vediate perché con le luci sparaflescia un po', però ecco, ho utilizzato questo qui. E invece
Quello che vedete tanto sbrilluccicante è il famosissimo e celeberrimo Water Dream, che è questo qui che, come vedete, io ho scavato. Allora, Water Dream, a mio parere, è un po' come Alchemy. Allora, questi sono Water Dream e Alchemy. Entrambi hanno una caratteristica molto molto particolare e molto molto bella, ovvero se picchiettati con le dita sulla palpebra, sia con o senza un ombretto colorato sotto, danno un effetto brillante molto molto bello, adatto a tutti i giorni, che mette in luce ancora di più gli occhi. Allora, Water Dream, che è appunto quello che ho utilizzato oggi, ha questo effetto, vedete, molto molto naturale, molto beige basico, che mi piace tantissimo da utilizzare tutti i giorni, picchiettato così, proprio senza una base sotto, proprio sul colore della palpebra. E questo è l'effetto che a me piace moltissimo, perché mette in luce gli occhi in maniera naturale. Invece Alchemy è quello che io ho utilizzato tantissimo durante le feste, perché è molto più particolare e l'ho utilizzato con sotto qualunque tipologia di colore, sia che fosse un colore naturale, sia che fosse un colore sul verde, sul viola, sul rosa. Quindi io ve li consiglio entrambi se volete degli ombretti che vi diano appunto un risultato brillante, brillantinoso, soprattutto, ma che non siano appunto glitter, quindi che non siano quel colpo di brillantezza e di brillantini, proprio come se fosse sempre Capodanno. Ecco, questo è l'effetto, diciamo, molto più naturale che ne esce. E niente, questo è tutto. Io spero che questo video, che anche questo video, come il precedente, vi sia piaciuto. Mi piace tantissimo fare questa tipologia di video, veramente tanto. Ha finito la lavastoviglie, adesso la vado a scaricare. E niente, io vi mando un bacione, come sempre momento supporto, come ultimamente stanno succedendo in tutti i canali, momento supporto, scrivetemi qui sotto tutti i commenti che volete sugli ombretti di Nabla, su altri prodotti che avete visto in questo video, spolliciate in su se vi piace questa tipologia di video, come sempre, perché io in base ai pollici in su che vedo continuerò a fare questa tipologia di video. E soprattutto, cosa più importante, ma non meno importante delle altre perché l'ho messa alla fine, iscrivetevi al canale, perché come vi ho già detto nel precedente video news, che vi lascio qui sopra nelle schede, ci saranno tantissimi nuovi video, e quindi iscrivetevi al canale per non perderne neanche uno e suonate la campanella. Ciao!